con il Movimento 5 Stelle? Intanto io partirei da una questione. Oggi le cronache parlano di contatti tra il PDL e i 5 Stelle in un modo o nell'altro per comprendere se ci sono accordi rispetto alle elezioni anticipate. Non mi risultano che ci siano contatti fra il PDL e il Movimento 5 Stelle. Sulle elezioni anticipate noi lo diciamo da tempo, ma per un concetto molto semplice, che non si può continuare ad avere un paese gestito male o non gestito da questa gentaglia. Il concetto è semplice, non c'è nessun reale cambiamento, sono solamente slogan. Allora, se proprio dobbiamo continuare così, meglio cambiare e andare alle elezioni. Quindi in caso se ci fosse una richiesta ufficiale ci sarebbe una sorta di accordo per arrivare alle elezioni anticipate, trasversale? Ma tutti coloro che sono d'accordo con la nostra opinione ben vengano, a noi non ci interessa chi è d'accordo con noi, l'importante è che si vada prima possibile alle elezioni, perché così non si può continuare. Cioè, le persone si stanno suicidando, ci sono imprese che chiudono costantemente e ancora noi stiamo in Parlamento a discutere pressoché del nulla, perché ogni volta non si vogliono investire i soldi dove servono, come per esempio sulla scuola. Sulla scuola poi torniamo con una questione proprio alla fine. L'altro tema però è ciò che è uscito rispetto al Ministro di Grazia e Giustizia Cancellieri. Voi avete chiesto le dimissioni del Ministro, lei comunque promette di venire alle Camere e riferire. Questa richiesta di dimissioni potrebbe cambiare nel momento in cui lei dà chiarimento ai parlamentari? Ma le cose sono due, come abbiamo detto. Lei o smentisce quello che è emerso dalla stampa, o altrimenti se quelle dichiarazioni, se quelle voci sono confermate, è chiaro che deve dare dimissioni. È inutile iniziare a giocare con appigli su ma l'ho fatto anche per altre persone e così via. Perché quando per esempio è stato di Stefano Cucchi, che è morto per denutrizione in carcere, nessuno si è alzato del telefono e ha chiesto che questo venisse scarcerato. Quindi fare questi favori alla famiglia di Gresti non è per niente il caso, o sicuramente non è il comportamento che il Ministro ha tenuto con tutti gli altri cittadini. E allora, se dobbiamo avere un po' di giustizia, il Ministro, se queste cose sono confermate, deve assolutamente dimettersi, e noi continueremo a chiedere dimissioni se non ci sarà chiarezza su questo aspetto. Ultimissima questione, disegno di legge sull'istruzione di ieri sera. Al Ministro dell'Università Carrozza avete detto che rappresenta una faccia pulita del governo, però nel contempo lì non ci sono risorse, gli avete detto dovrebbe rimettere il mandato nelle mani del Ministro dell'Economia. Esattamente, questa è una frase molto molto chiara di quello che è la situazione della scuola, cioè non ci sono soldi, non si vogliono investire soldi nella scuola, e quindi a questo punto il Ministro dell'Istruzione a cosa serve, se tanto decide tutto il ragioniere dello Stato, il Ministero dell'Economia e Finanza? Considerate che non si parla in questo decreto del reclutamento dei professori, dei docenti, e quindi già questo è abbastanza grave perché è la cosa più importante nell'ambito della scuola, è che i fondi per il diritto allo studio sono quelli del post riforma Gelmini, cioè praticamente nulli, circa 100-150 milioni di euro, quando in Germania e in Francia ne investono 2 miliardi di euro. Questo fa capire come non c'è la volontà di mettere dei soldi sul piatto della scuola. Grazie Nuti per essere stato con noi. La linea